rappresentava uno spazio della piscina, uno spazio della palestra, questa zona qui da coprire, invece con la sua intendenza ci ha fatto interrare, e quindi qui sotto doveva venire la piscina e una palestra, che nella nostra funzione aveva una doppia funzione: una, in qualche modo sopperire alle necessità anche della scuola e del liceo, ma soprattutto dare un tipo di servizio al quartiere, perché qui in prossimità non ce ne sono, ma pensando anche alle persone più anziane, no? Cioè la necessità di fare un tipo di ginnastica dolce che possa in qualche modo andare incontro a questo tipo di esigenza. Questa era un'idea, dalla ginnastica posturale, insomma, è l'idea di fare, non l'abbiamo detto in più occasioni, questo tipo di proposta. Poi chiaramente a Piano Terreno c'erano degli spazi anche per il quartiere, c'era un presidio di pubblica sicurezza, perché avevamo fatto a suo tempo un accordo per fare un piccolo presidio di pubblica sicurezza, c'era lo spazio museale, che era uno dedicato a Pinocchio, con questo museo dinamico, perché non era un museo che comprendeva tutte le illustrazioni di Pinocchio, insomma, quelle che si potevano portare, ma allo stesso tempo è anche uno spazio in cui c'era delle zone per fare teatro, delle zone per pitturare i ragazzi, quindi doveva avere questa funzione di museo dinamico. Da quest'altra parte avevamo invece l'obbligo di fare un museo legato a Sant'Orso, perché la sovrintendenza aveva lasciato uno spazio museale legato a Sant'Orso. Ancora non si conosceva quest'altro aspetto. La sovrintendenza, con l'approvazione definitiva del progetto, ci ha imposto all'interno dell'approvazione definitiva del progetto, di fare, prima di iniziare qualsiasi lavoro, ma comunque lo fa anche in altri casi, di fare una serie di sondaggi, scavi e di verificare che cosa c'è, soprattutto perché noi qui si doveva scavare per fare la piscina e quindi di fare tutta una serie di scavi.